E adesso parliamo di Olimpiadi, perché metà delle medaglie conquistate a Tokyo sono di atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Allora andiamo a vedere con Andrea Romoli. Parte bene, parte bene! Parte molto bene. L'incredibile vittoria di Marcel Jacobs nei 100 metri olimpici è nata sui campi di allenamento del gruppo sportivo della Polizia di Stato. Come centinaia di altri talentuosi sportivi del nostro paese, il velocista italo-americano corre con i colori cremisi delle Fiamme Oro, associazione sportiva fondata nel 1954 e che comprende oggi 43 discipline dal nuoto al rugby, passando ovviamente per l'atletica leggera. Quella delle Fiamme Oro è una storia di successi che ha regalato all'Italia 81 medaglie olimpiche e paraolimpiche. Solo alle ultime Olimpiadi di Tokyo, metà delle medaglie conquistate erano di atleti della Polizia di Stato. Le sport che hanno delle possibilità economiche minori hanno necessità assoluta del contributo dei gruppi sportivi dello Stato, che consentono di dedicarsi tutti i giorni all'attività sportiva. Al termine poi dell'attività sportiva questi atleti verranno reimpiegati nella pubblica amministrazione nei compiti istituzionali. Non è necessario prestare servizio nella Polizia di Stato per essere un atleta delle Fiamme Oro. Tutti i ragazzi possono iscriversi a questo prestigioso gruppo sportivo che li sosterrà e gli permetterà di fare sport in un ambiente sano e sicuro.